Salve a tutti, sono il professore Zamani Francesco e provo a dare una risposta alla domanda relativa al concorso. Docenti 2020. La richiesta in particolare è che A è più grasso di B, quindi A è maggiore di B. Tutte queste relazioni coesistono allo stesso tempo. C e D sono più magri di E, quindi C minore di E, D minore di E. Dice, sono entrambi, C e D sono entrambi più magri di E. B è più grasso di C, B maggiore di C. Ed è più magro di D, B minore di D. Se le precedenti informazioni sono corrette, F è più grasso di B se è anche vero che, quindi chiede F è maggiore di B e poi c'è un'altra relazione. Allora, A maggiore di B, vediamo che altra relazione riusciamo ad avere. B maggiore di C ed è minore di D. Quindi sappiamo che A, scriviamo. Di A abbiamo solo la relazione con B, quindi maggiore di B che è maggiore di C, B è minore di D e non mi dice ed è minore anche di E, però non mi dice nulla riguardo alla relazione. Sappiamo che C è minore di E, quindi C è maggiore di E. Se E Cioè, scusate, se C è minore di E, ho fatto, ho commesso un errore, è stata questa parte. D è minore di E e B è minore di D. Quindi D è maggiore di D. Quindi D si trova qua, che è maggiore di B. D è minore di E, quindi E è maggiore di D e al tempo stesso è maggiore di C. Quindi diciamo che sappiamo che E e D si trovano alla sinistra di B ed A altrettanto. Quindi abbiamo C minore di E. Quindi sappiamo è giusto perché questo è ovvio, se C è minore di B e B è minore di D, a D è minore di E, ovviamente C è minore di E. A è maggiore di B, ci dice F maggiore di B, ma non ci dice, sappiamo solo che F sta qua, non sappiamo altro. Relazioni, allora, questa l'abbiamo inserita, questa l'abbiamo inserita adesso, B minore di D l'abbiamo inserita, eccola, B maggiore di C l'abbiamo inserita, eccola, D minore di E, eccola qua, C minore di E, e ci sta, eccola qua. Adesso dobbiamo essenzialmente decidere, ovviamente minore significa più magro, maggiore significa più grasso. Quindi bisogna capire F è maggiore di B e al tempo stesso che cosa deve accadere? F è più grasso di A, ma non ci sono relazioni con F. Quindi non si può dedurre che F è più grasso di A, quindi la escludiamo. E è più grasso di F. Allora, se F è maggiore di B e si trova qua, tra E ed F non sappiamo quanto F sia maggiore di D, quindi la B, a mio avviso, si può escludere. F è più grasso di C, è ovvio, perché se è più grasso di B, a maggior ragione, è più grasso di C, quindi la C è assolutamente vera, ok. La D, E è più grasso di A, non lo sappiamo, perché E è più grasso di D che è più grasso di B, A è più grasso di B, F è più grasso di B, ma non sappiamo quanto è più grasso. Quindi ovviamente per esclusione l'unica vera è questa. Ovviamente in questo video
cioè, ho provato a leggere con voi il video, l'ho provato a schematizzare e ho provato comunque a ragionarci ad alta voce, scrivendo tutti i vari passaggi, perché ovviamente ricordiamoci sempre che il limite di tempo è molto basso, quindi con la pratica e con il fare questi esercizi inevitabilmente si diventerà sempre molto ma molto più rapidi. Quindi benissimo così, continuate a esercitarvi su queste tipologie di esercizi. Quando io ne trovo delle tipologie molto dissimili dalle altre che ho affrontato so che sto affrontando in questo canale relativo al concorso docenti 2020, le posto e le risolvo in diretta con voi. Quindi se faccio qualche errore mentre penso ad alta voce vi chiedo scusa. Vabbè, già mi sono descritto negli altri video, non voglio dire troppo. Comunque ho vinto diversi concorsi, tra cui concorso a ruolo, concorso a cattedra, concorso abilitante, concorso per l'università e ho preparato tanti docenti ai vari concorsi, sempre in maniera, diciamo, vincente. Quindi va bene, continuate così. Sono contento che di tanti professori, tanti vostri colleghi mi stanno seguendo, stanno mettendo in pratica i miei suggerimenti e sono certo che molti di voi, insomma, potranno diventare presto colleghi con anche, tra virgolette, i privilegi che hanno i docenti di ruolo. Vi auguro una buona giornata, una buona serata a seconda dell'orario in cui state vedendo il video. Io mi dimentico sempre di dirlo, se vi è piaciuto mettete mi piace, passate parola, condividetelo e lasciatemi nei commenti, chiedetemi nei commenti le specificità che volete sapere. Vi auguro di nuovo un grande e affettuoso saluto. Ciao ciao!